Buonasera a tutti. Oggi non recensisco nulla, bensì annuncio una nuova collaborazione. Ed è una collaborazione di prestigio, come quella là con Fabio Arturo Cicala, con Stefano Maria Pantano, con Antonio Ninni Petralia. Chi collaborerà con noi è Cateno Tempio. Cateno Tempio è un filosofo, scrive ed è uno dei fondatori di Xitosofia, quindi lo si conosce a livello nazionale. È stato per noi un'emozione quando ci ha comunicato una risposta positiva nel collaborare. E adesso mando il video che lui ci ha gentilmente girato sulla recensione del libro Critica dei morti viventi, Villaggio Maori edizione. È una critica sulla questione del concetto di zombie, come si è evoluto, più filosofico che altro. Ci sono degli interventi importanti e c'è l'intervento anche dello stesso Cateno Tempio, perché cura il volume, è a cura di, ma anche del cantante degli Smegma Bovary, che è quella band che noi abbiamo utilizzato un loro brano si intitola Un piccolo come apertura e chiusura di ogni video recensione del nostro canale. Quindi qualcosa di importante e di piacevole. Passo la parola, così come si suol dire, a Cateno Tempio, al video che ci ha mandato, e che sia propizia e fortunata questa collaborazione. Ciao a tutti, a Cateno Tempio la parola. Ciao a tutti, comincio la collaborazione con il blog Letto, Riletto e Recensito presentando un libro che ho avuto il piacere di curare e che tratta degli zombie. Il libro in questione è Critica dei morti viventi, zombie e filosofia, cinema, fumetti, videogiochi, edito per la Villaggio Maori ed è uscito nella primavera del 2016. Questo libro, che appunto ho avuto il piacere di curare e che mi ha permesso di conoscere autori e di approfondire il fenomeno zombie, cerca di affrontarlo da tutti i punti di vista perché tale fenomeno è appunto pervasivo di tutta la nostra cultura. Lo ritroviamo in tutte le nostre forme di arte, nei videogiochi, nel cinema, nella letteratura in senso lato, nei fumetti. Ma lo ritroviamo anche come fenomeno di costume, non sono rari i flash mob che prevedono il travestimento appunto da zombie e ne sono stati fatti in tutta Italia, se vogliamo, in tutto il mondo, per diversi motivi. Il libro appunto vanta la collaborazione di sei autori che sono Livio Marchese, Tommaso Moscati, Tommaso Ariemma, Antonio Lucci, Emiliano Cinquerrui e un saggio conclusivo che è il mio, che sono anche il curatore del volume. Inoltre, possiamo vantare, diciamo così, la prefazione di Rocco Ronchi, che si era già occupato appunto degli zombie e che insegna filosofia all'Università di L'Aquila. Pur nella sfaccettatura, nella diversità degli approcci, appunto, nel considerare questo fenomeno, il libro comunque, ha un taglio prettamente filosofico, perché il fenomeno zombie, appunto, è stato interpretato in tantissimi modi, in tantissime maniere diverse, dalla critica del costume alla critica anticapitalista, a un approccio più marcatamente sociologico. Invece noi abbiamo scelto una sorta di scavo archeologico che cercasse di portare alla luce la genealogia del fenomeno zombie per cercare di capire come si è sviluppato e perché è diventato talmente pervasivo, tanto da esplodere intorno agli anni 60. Grazie ai film di Romero, che poi hanno dato così, diciamo, le caratteristiche divenute in qualche modo standard dello zombie, no? Questo disfacimento corporeo, la mancanza di intenzionalità e di intelligenza e questa fame insaziabile che li spinge sempre a cibarsi di altri esseri umani o di parti di altri esseri umani, per esempio il cervello. Nel corso degli anni questa figura dello zombie comunque si è evoluta, ma il fascino che ha esercitato sulle diverse generazioni, tanto da essere ancora forte ai giorni nostri, non è mai venuto meno. Le trasformazioni che sono avvenute negli anni hanno modificato un po' questo aspetto degli zombie, tanto che da uno zombie impacciato che si muove a stento ed è lento, siamo passati a uno zombie veloce che dimostra anche delle forme di intelligenza. Che addirittura può interagire con cose, oggetti o persone, fino a quando in alcune serie TV addirittura gli zombie siamo in uno scenario post-apocalittico,
lo scenario post-apocalittico, per esempio, è presente in The Walking Dead, è nota e fortunata serie a fumetti prima e poi portata come serie TV sulle televisioni, ed è anche un notissimo videogioco, ma addirittura un'altra serie TV in questo scenario post-apocalittico aggiunge un altro particolare, cioè lo zombie viene reintegrato perché si capisce il modo in cui può essere guarito e deve essere reintegrato nella società. Ecco, questa è la multiformità del fenomeno zombie, che appunto è presente davvero nell'immaginario collettivo di tutti e che noi abbiamo cercato di scandagliare e di approfondire nei diversi aspetti che vanno dalla musica alla serie TV, ai libri, ai fumetti e ovviamente al cinema e alla televisione.